Buonasera, secondo appuntamento, seconda edizione Summer Cup, quest'anno però il 2018 è in campo, il nuovo look cerca la vittoria sfuggita nella passata stagione contro il centro sportivo La Siepe. Dirige il confronto Roberto Paoletti al centro del campo, ricordando che le riprese esterne sono affidate a Di Prospero. Tutto pronto, è partito proprio in questo istante il confronto. Bulboaca, Kracium al centro, prova la conclusione. Pronto a gestire, poi in mezzo sulla sinistra Pacifici attende anche l'inserimento di Gori, il vantaggio di nuovo look, il diagonale che non lascia scampo a Vasile e c'è il vantaggio. Kracium adesso viene avanti, fa tutto da solo, prova ingenuità da parte di Luccone, subito la replica da parte del centro sportivo La Siepe e c'è il pareggio con Kracium. Viene aiutato Di Rubo, pronto per la possibilità, il possibile tiro che vale il nuovo vantaggio 2-1. Vicino a Bulboaca però Bogdan, parte il fischio, parte anche Bulboaca, prova in spaccata Luccone, allontana lentamente Di Rubo in due tempi Vasile. Kracium gli soffia il pallone e Pacifici prova adesso anche a concludere, ancora Gori, soffiato il pallone, ancora lo va a riconquistare, prova anche a calciare, palla riconquistata subito, Visan si riorganizza, Grama adesso tenta di rimetterlo in mezzo per Pacifici, ancora lo scambio con Gori, arriva Di Rubo, il tiro da parte di Pacifici, Tane perde il pallone, si riorganizza, nuovo look, poi lo scambio Pacifici con Toto, la battuta, poi arriva il gol da parte di Pacifici ed è 3-1. Adesso a preparare, da imbastire e poi c'è il tiro di Tane, addirittura il suggerimento, proprio così, è un suggerimento verso Bulboaca, tocca Luccone, Bulboaca perde adesso il tentativo di ripartire, Toto va a colpire, poi Pacifici, doppietta per lui. Kracium in mezzo, Mocorovase, Kracium, la possibilità, colpisce ma c'è la traversa che gli nega la gioia del gol. Consulta anche il tempo Paoletti, Tane, il tiro in due tempi, non riesce a trattenere Luccone e Tane deposita il pallone in rete, palla che si perde in fallo laterale dopo il tocco, la deviazione. Bulboaca prova l'angolino basso ma Luccone non si fa sorprendere, poi la possibilità con Gori che corre, esce Vasile e Gori lo trafigge, sarà proprio lui stesso a battere all'indietro per il fratello, c'è la deviazione di Grama e poi il piattone non riesce a correggere, poi lancio di Luccone, arriva il tiro in corsa da parte di Muro, calcio d'angolo per centro sportivo La Siepe, sotto di due reti, Kracium la finta con il corpo, prova anche a calciare l'autorete del nuovo look, adesso andiamo a correggere esattamente Toto, Pacifici fa tris, Kracium lancio lungo dove va a colpire in mezzo Pacifici, Gori finta ed è Gori che in diagonale mette in rete prima del fischio finale, Pacifici direttamente in rete sotto la traversa e gonfia ancora la rete per nuovo look. Mocorovase, pallone soffiato, Pacifici nel ruolo del portiere di movimento, la palla messa in mezzo, Alexandri riesce a mettere dentro e fa ripartire Alexandri, Bulboaca, la palla in mezzo di Muro, poi il piattone deciso da parte di Pacifici, adesso il tocco da parte di Pacifici ancora. Dai,
in avanti il centro sportivo La Siepe, poi Tane, il tiro da parte di Toto al centro, trovano Spiraglio, poi Pacifici, il palo questa volta gli dice di no, Cracium, Bulboaga ed Alexandri, Bulboaga corregge a rete e arriva il triplice fischio finale, nuovo look quest'anno, non si fa sorprendere, si prende la rivincita vincendo per 12-6 nei confronti questa volta del centro sportivo